Un forum composto dai rappresentanti politici, dall'università, dalle organizzazioni sindacali e datoriali per costituire un gruppo unito e coeso che possa dare un supporto fattivo alla realizzazione di progetti per la ripresa sociale ed economica del territorio. È la proposta di un gruppo di associazioni e personalità del mondo culturale e della società civile ennese che hanno deciso di sottoporre all'attenzione delle istituzioni un vero e proprio manifesto per la costituzione del forum sullo sviluppo. Al centro dell'attenzione il Recovery Fund e tutte le risorse economiche messe a disposizione dall'Unione Europea per l'Italia. Questo gruppo di animazione, costituito inizialmente dai comitati cittadini ennesi, da reti di imprese, mondo operaio e un cittadino, Silvano Privitera di Troina, ha voluto, diciamo, cercare di animare il territorio ennese in considerazione del fatto che avevamo constatato una certa assenza o una certa titubanza rispetto al progetto del Recovery Fund che c'è a livello nazionale. Recovery Fund, anche per ricordarlo a tutti, prevede qualcosa come 209 miliardi di euro da spendere a seguito della crisi pandemica. E parte di queste risorse devono essere destinate al sud e soprattutto dovrebbero essere destinate a quelle aree dove c'è un gap economico, sociale, di reddito pro capite tra territori poveri e territori ricchi. Abbiamo quindi iniziato questo percorso, incominciando, diciamo, a fare il porta a porta con i sindaci, perché riteniamo che i sindaci siano la colonna portante di questo progetto di sviluppo. E successivamente, quando abbiamo visto che c'era anche una certa sensibilità da parte di parecchi sindaci, siamo riusciti anche a fare una videoconferenza, visto che di presenza non ci si può riunire, e a questa videoconferenza hanno partecipato qualcosa come 10 sindaci su 20 dei comuni ennesi. A questa videoconferenza abbiamo noi, diciamo, partecipato alla volontà di andare alla costituzione di un organismo che si potrebbe ad esempio chiamare forum, per diciamo fare un progetto complessivo di sviluppo del territorio ennese. In questo senso abbiamo raccolto veramente la sensibilità di parecchi sindaci, i quali, pur lamentando tutta una serie di problematiche che hanno all'interno dei loro comuni, perché sono privi di risorse umane, di risorse professionali, però hanno tutti accolto ben volentieri questa proposta che veniva da noi per la costituzione di questo forum. A seguito di questo gruppo di animazione, che si è allargato anche ad altre associazioni del territorio, ha anche redatto un documento politico-programmatico che vuole essere la base di discussione. E proprio nei giorni scorsi questo documento è stato mandato via PEC a tutte le organizzazioni istituzionali, quindi ai sindaci, le organizzazioni sociali, quindi organizzazioni sindacali, datoriali, organizzazioni di cooperative, all'Università Core, e per conoscenza è stato anche inviato a Sua Eccellenza il Prefetto. Attenso che voglio dire, siamo in carenza dell'ente intermedio provincia, perché questa funzione nel passato l'ha svolto la provincia, e io credo, noi crediamo che il ruolo centrale ce l'abbiano proprio le amministrazioni comunali e per esso i sindaci, perché hanno, voglio dire, la conoscenza del territorio che amministrano, hanno le competenze tecniche, hanno la possibilità istituzionale di rappresentare, come dire, le esigenze del territorio. A questo noi dobbiamo aggiungere che c'è la necessità che, come dire, si mettono in squadra, si faccia sinergia, perché ovviamente le singole amministrazioni da sole ovviamente non riescono a superare le tante difficoltà che questo percorso ha di per se stesso. Ritenendo tra l'altro che i tempi sono brevissimi, perché il governo nazionale presenterà il piano a fine aprile, probabilmente con tutte queste vicende internazionali, via scutendo, che so, la Corte Costituzionale tedesca ha messo un bel lasso ha calato su questa vicenda del Recovery Fund. E quindi fortunatamente probabilmente i tempi slitteranno
questa volta non solo per colpa dell'Italia, ma ci sono parecchi paesi che sono anche loro in ritardo, quindi è probabile che questo ci consenta di avere maggiore tempo. La convinzione che abbiamo noi è che le amministrazioni comunali debbono, come dire, calarsi in un ruolo di partnership con gli altri comuni, perché qui non si tratta di mettere singoli progetti in campo, ma si tratta di tentare, credo che questa sia l'ultima occasione, tentare di pensare a un possibile sviluppo di questo nostro territorio. Fra l'altro, il recovery fund ha dei dettami precisi e dice soprattutto va investito in zone in ritardo di sviluppo, quindi il sud in generale, bisogna pensare alle infrastrutture e bisogna soprattutto pensare a un nuovo modello di sviluppo. Questa volta si basa tutto sul green. Il 50% del recovery fund in teoria dovrebbe essere speso per un rivoluzionamento di sviluppo economico che si basa soprattutto su questa rivoluzione green. Io aggiungo, noi dovremmo essere sotto questo profilo anche fortunati, perché il sud non ha avuto lo sviluppo industriale se non a macchia di leopardo. Mentre il territorio di Enna, che non ha uno sviluppo industriale, si dovrebbe trovare avvantaggiato su un'ipotesi di questo tipo. Si tratta di capire e di mettere assieme tutte le energie per pensare a uno sviluppo verde e a un'agricoltura di tipo diverso rispetto a quella che noi abbiamo pensato fino a questo momento. Quindi noi in teoria dovremmo avere tutte le carte in regola per, come dire, portare avanti un processo di questo genere e oserei dire rispetto al passato avere meno problemi, perché sostanzialmente non abbiamo avuto uno sviluppo industriale per cui dobbiamo diversificare e azzerare tutto. Si tratta di ripartire sulle cose che in fondo sono le cose che abbiamo sempre fatto noi altri. Questa è l'idea. Aggiungo soltanto che ovviamente, fatto questo forum, dato un significato politico a questo forum, il forum di necessità dovrà tentare di spingere alla regione siciliana perché in materia di sviluppo e di programmazione la regione ha tutte le competenze. Aggiungo che recentemente la Carfagna, su sollecitazione dell'intero governo, ha detto che incontrerà le regioni del sud e quindi noi dovremmo essere in grado di fare un pressing politico alla regione siciliana, che sotto questo profilo è molto silente, è molto, come dire, molto seduta su problematiche di quotidianità che tutti quanti conosciamo, fra l'altro anche il bilancio è slittato, cioè voglio dire tutta una serie di problemi. Noi non possiamo arrivare a questo appuntamento con ritardo e non ci possiamo arrivare in posizione sparpagliata, divisi, come è nostra abitudine, perché il recovery fund una cosa è certa, non spenderà i soldi a pioggia come noi pensiamo. Che come al solito si possono attuare queste politiche che poi si traducono in politiche clientelari. Il recovery fund non è questo, il recovery fund vuole una progettazione per assi ben precisa, soprattutto sull'infrastrutturazione, e vorrà la partecipazione attiva di aggregazione di comuni, regioni, altre parti se ci sono in giro. Noi abbiamo preso per esempio che c'è il patto del Semeto che sotto questo profilo, pur essendo, come dire, una parte di un processo, può essere inserito in questo percorso, cioè avere la conoscenza di cosa si muove nel territorio e avere la capacità di coordinarle. Io non lo so se è ambizioso quello che vogliamo fare, ma sostanzialmente si tratta di coordinare le singole iniziative o quelle collettive laddove esistono e indirizzarle tutte a un unico progetto di sviluppo per questo territorio. Io spero vivamente, perché l'ultimo treno che passa sia nel meridione che in provincia di Enna,
a prescindere che è l'ultimo treno, ma noi veniamo già da una crisi profonda della provincia di Enna, lo spopolamento, i giovani che se ne vanno, che se ne stanno andando, le nostre imprese che chiudono. Dico, è una grande responsabilità che ci siamo caricati per cercare, ecco, di far dialogare i nostri sindaci. Debbo anche, vediamo se tutti i media ci danno una mano nel comunicare quello che oggi noi stiamo dicendo, perché è da 2 mesi che noi ci lavoriamo a pieno regime, e non solo questo, che ci stiamo lavorando, ma incontrando in alcuni momenti in presenza i sindaci per dire quello che potenzialmente in questa provincia si può fare onde evitare lo spopolamento. È da mesi, da anni che ormai in provincia di Enna si parla di spopolamento, sappiamo che ormai i dati sono tristi, i nostri giovani che hanno il coraggio restano, chi ha più coraggio se ne va. E allora siamo arrivati a un momento di piena responsabilità da parte di tutti. Ecco perché delle persone che magari rappresentano delle organizzazioni, delle strutture, hanno voluto animare il territorio e coinvolgere i sindaci perché sono gli unici che in questo momento possono dare risposte certe. Ecco il grande lavoro che stiamo tentando di fare, sperando che questi messaggi arrivino anche alle persone, perché quando dicevamo e abbiamo detto più in alcuni articoli sulla stampa che è l'ultimo treno, rischiamo effettivamente che la provincia di Enna sparisce dallo scenario economico, politico, che può anche essere quello di far avvicinare o di richiamare i nostri giovani. Allora, vi dico che l'impegno è forte, spero che i sindaci rispondano, l'organizzazione sindacale, datoriale, rispondono al documento che abbiamo mandato, all'adesione che abbiamo mandato. L'obiettivo che noi proponiamo, non è che vogliamo decidere niente, perché a decidere qua saranno i sindaci, le organizzazioni sindacali, che è il forum, dobbiamo entrare in un confronto serrato, forte con i sindaci, cioè il dialogo con i sindaci che spesse volte non dialogano tra di loro, per avere un progetto comune di sviluppo sulla nostra provincia. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo secondario qual è? Proporremmo al diciamo ai sindaci il soggetto che dovrà poi elaborare, avere l'idea, perché la politica deve dare l'indirizzo politico, poi le idee se bisogna trasformarle in progetti, perché senza progetti non andremo da nessuna parte. Ecco che vorremmo attivare uno strumento giuridico che possa diciamo incardinare una linea che daranno i sindaci, ma con i progetti. I progetti, tipo noi abbiamo ora per esempio avuto le ZES, Troina e la zona industriale, dove ci possono essere insediamenti in queste 2 zone. Allora, se vedete, si apre uno scenario che dobbiamo fortemente coinvolgere i giovani, e questo dovranno fare i sindaci e le organizzazioni sindacali, ad una programmazione, avere una visione progettuale del nostro territorio. Questo è l'obiettivo che noi ci poniamo come gruppo che ci siamo costituiti e non ci fermeremo. Sicuramente serve la buona volontà di tutti i sindaci della provincia, escluso nessuno. Ci serve la collaborazione dell'Università di Enna perché è la struttura che può affiancare programmi e progettualità. Questo è quello che porteremo avanti, sperando che ora i sindaci firmano il documento che abbiamo mandato, e poi procederemo a un ragionamento, diciamo, sperando che ci possiamo incontrare di presenza, perché fino ad ora abbiamo incontrato i sindaci, le organizzazioni sindacali, e poi magari ci siamo fermati perché dobbiamo incontrare anche le organizzazioni datoriali, per affrontare un ragionamento di sviluppo. L'idea della costituzione di un forum per lo sviluppo scaturisce dalla constatazione di un territorio fragile sotto tutti i profili, dal punto di vista idrogeologico, sociale ed economico. La provincia di Enna, tutto l'intero territorio della provincia di Enna, quindi dai 20 comuni più dei comuni che ricadono nel versante meridionale dei Lebruti, che hanno strettissimi rapporti di natura economica e sociale con la zona nord della provincia di Enna, costituiscono un'area molto molto fragile, dove non ci sono forze economiche ben organizzate e forze sociali altrettanto forti che abbiano una presenza
incisiva sul territorio. Viviamo in una condizione di desertificazione di questo territorio. Aggiungiamo anche il fatto che ci sia una debolezza dovuta all'invecchiamento della popolazione, che si accompagna con un incremento dell'incidenza degli anziani sull'intera popolazione. Questo la rende estremamente debole e non ha alcuna voce nei confronti delle istituzioni sovracomunali, regionali e nazionali. Quindi un compito principale che ci siamo posti è quello delle associazioni che stanno promuovendo la costituzione del forum, è quello di dare voce a questo territorio per poter interloquire con le istituzioni regionali e nazionali ai fini di un utilizzo efficace delle risorse a disposizione per le aree deboli. In questo deserto le uniche istituzioni che possono svolgere un ruolo di aggregazione sono i comuni, pur essendo consapevoli che i comuni, e soprattutto i piccoli comuni, vivono una condizione di estrema debolezza, ma al momento sono le uniche istituzioni attorno alle quali si può aggregare un vasto schieramento di forze sociali, economiche e culturali per definire una strategia di sviluppo di queste aree, che parte anche dalla riflessione delle esperienze che sono state consumate in questo territorio e che purtroppo, nonostante le buone intenzioni, non hanno arrestato il declino. Adesso bisogna fare squadra, mettersi insieme per dare voce a questo territorio, perché è bene che si sappia che adesso la competizione anche per l'utilizzo di queste risorse che vengono messe a disposizione dal PNRR, dal nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, la competizione tra i territori per intercettare queste risorse è molto forte. Da qui quindi rimarchiamo con forza la necessità, e l'appello lo rivolgiamo in maniera particolare ai sindaci, ma ci rivolgiamo a tutte le organizzazioni sindacali, alle associazioni di categoria, alle associazioni culturali, per costituire questo forum in tempi rapidissimi, in modo tale che il territorio abbia una sua voce e una sua capacità di contrattazione e di interlocuzione con le istituzioni superiori.